Devo intanto ringraziare l'Accademia dei Lincei per questo invito, che mi dà anche l'opportunità di riflettere a posteriori sui risultati di una ricerca fatta sugli scienziati italiani in Europa. Vorrei in particolare ringraziare il professor Livipaci e anche il professor Alessandro Cavalli, che avrebbe dovuto oggi presidiare questa sezione. Io ho deciso di usare il PowerPoint, così lascio anche a chi mi seguirà anche i brani di intervista, le tabelle e tutto. Quindi l'immigrazione dei talenti, questo era il titolo, perdite immediate o guadagni futuri, e vorrei in qualche modo rovesciare la prospettiva. Invece di usare il termine migrazione, preferirei parlare di circolazione dei talenti come opportunità. Partirei da questo per verificare se è possibile leggere il fenomeno come una risorsa piuttosto che una perdita. Cosa significa? Possiamo usare le potenzialità del capitale cognitivo e relazionale degli scienziati italiani oggi espatriati in Europa? Sono un capitale sociale che potrebbe essere messo a disposizione del paese sotto forma di rimesse sociali, praticamente a costo zero, come lo sottolinea Meyer, attraverso la creazione di legami privilegiati e efficienti con loro? Sono persi per sempre o potrebbero costituire una potenziale diaspora scientifica. Quindi, come passare dal brain drain alla brain circulation? Vorrei ricordare che l'Italia non è l'unico paese ad aver dovuto affrontare il fenomeno. Altri paesi come la Gran Bretagna o la Germania hanno saputo trovare delle strategie che rimangono tuttora esemplari. Mappando la mobilità dei suoi scienziati e attivando la circolazione dei cervelli, il sistema britannico ha saputo rendere il suo sistema scientifico una realtà attraente per tutto il mondo, quello che Scott chiama a giusto titolo la brain transformation. La Germania del dopoguerra, avendo perso la sua elite scientifica, dal 1954 in poi lanciò con la creazione delle borse Humboldt una strategia vincente in termini di mobilità scientifica transnazionale, monitorando con successo entrate e uscite sia dei suoi scienziati sia dei talenti stranieri. Questo l'ha studiato Jones molto bene. Questa logica di brain circulation la rende oggi vincente in Europa, il paese, secondo i nostri intervistati, dove si ha il miglior contesto per fare ricerca, innovazione e collaborazione internazionale. I benefici quali sono? L'internazionalizzazione delle pubblicazioni scientifiche tedesche e ancora il crescente successo del paese nell'ottenere borse dell'IRC. Ma colpisce soprattutto l'equilibrio raggiunto dal paese tra i finanziamenti IRC spesi fuori dal paese e tra quelli spesi in Germania, grazie al potere di attrazione di talenti stranieri da parte delle università e istituti di ricerca. Una posizione opposta a quella italiana, come si vede dalla tabella seguente, dove osserviamo la posizione, diciamo, dell'importanza degli italiani all'estero, nello spendere le borse, mentre se facciamo un confronto con la Germania o ancora di più con la Gran Bretagna, vediamo che questo è largamente compensato dai talenti che loro attraggono. Cosa intendiamo per diaspora scientifica? La dinamica diasporica si organizza sempre attorno ad una circolazione triangolare tra il territorio di origine, i contesti di stanziamento e i molteplici nodi della rete. Nel caso della diaspora scientifica, questa extraterritorialità virtuale è legata al sentirsi membri di una comunità scientifica transnazionale, senza frontiere. Come la chiama questo ingegnere, la vera patria di uno scienziato si chiama conoscenza. Ma sentiamo gli scienziati.
E quindi lì mi appoggio su dei risultati, risultati di una ricerca fatta assieme ad altri tre sociologi, Stefano Boffo, Università di Napoli, Stefano Sbalchiero, Salvatore Lamendola e Dario Nastuzzi, Statistica Sociale dell'Università di Padova. Noi abbiamo svolto questa indagine in due tempi con due strumenti diversi, uno qualitativo e uno quantitativo, e li abbiamo usati in modo circolare. E questo secondo noi ha fatto la differenza. Prima 82 interviste dialogiche in 6 paesi europei, poi una Kawi Survey online estesa a tutta Europa con 25 centri di partecipazione, cioè 528 questionari. I profili per genere e disciplina, 28% di donne, 3 discipline considerate, matematica, fisica e ingegneri più numerosi. Per ulteriori dati, ovviamente, vi rimando alla pubblicazione del libro Ricercare altrove con il ritorno. Sappiamo che non tornano. La maggioranza, il 59%, lo sa. C'è la coda, ci sono posizioni già prese, ci sono impegni da onorare con altre persone e quindi no, anche se hai un curriculum di tutto rispetto, anche nei confronti della gente che c'è qui, purtroppo no. Non possiamo, perché altrimenti si scatafascia tutto, dice questo ingegnere. Alcune precisazioni. L'84% dei licenziati non aveva all'epoca presentato domanda al bando per l'abilitazione. Sarebbe molto utile oggi verificare, dopo la Brexit, per esempio, se lo fanno. La probabilità di ritorno ovviamente è associata al profilo dello scienziato, uno che ha una posizione sicura all'estero con i figli già a scuola, alle medie o alle superiori, non torna. I giovani sì, però, vorrebbero. Certo non tornano, ma possono lo stesso diventare una risorsa per l'Italia? Nelle interviste alla domanda «Lei cosa ritiene di rappresentare oggi per il Paese?» le risposte erano un mix ambiguo e teso di riconoscenza per il Paese, unanimi tutti gli scienziati su questo punto, in particolare la bontà della loro formazione, ma anche di frustrazione, disillusione, in particolare nei confronti delle istituzioni, consolati, MIUR, eccetera. Come questo, per esempio, fisico. Oh, rappresento qualcosa per l'Italia, a parte quelli che mi conoscono direttamente, io penso che non ne importa nulla. E meno listo tra le scatole, meglio è. Quando posso fare delle collaborazioni e magari gli porto soldi o se posso valutare la ricerca, ben venga. Ma cosa rappresenta io per l'Italia? Niente. Non penso agli interessi. L'Italia come nazione non mi sembra che non gliene è mai importato nulla, tranne questo caso raro ed eccezionale dell'addetto scientifico a Madrid che ha cercato di fare un censimento, ma perché lui ha tentato di darsi da fare. Noi una risorsa, nella survey la risposta a questo interrogativo rappresenta certamente uno dei risultati più significativi e sul quale dobbiamo tutti riflettere e lavorare. Perché altrimenti li perdiamo veramente, questi scienziati, come risorsa. Tre domande abbiamo fatto. In qualità di scienziato sarebbe importante per lei rappresentare una risorsa per l'Italia? Due, lei si sente una risorsa per l'Italia? A suo parere l'Italia vede in lei una risorsa? Ecco, il disegno che rappresenta la risposta su scala da 1 a 10 e che parla già da solo. Su una scala di valutazione da 1 a 10, alla prima domanda, Meta ha espresso, anche alla seconda, un concordo, diciamo, con voto tra 1 e 6. Alla terza, a suo parere, l'Italia vede in lei una risorsa, il 50% degli scienziati dà un voto negativo, tra 1 e 2. Questo risultato quindi invalida la nostra ipotesi circa una potenziale diaspora? Beh, non è del tutto vero se guardiamo i loro network e le loro collaborazioni scientifiche. Malgrado la critica al sistema scientifico italiano, i legami scientifici con l'Italia sono rimasti forti e continuano. Molti giovani, per esempio, ricercatori italiani, fanno ricerca con contratti a tempo determinato nelle loro equipe di ricerca all'estero. La figura seguente illustra lo scambio scientifico con gli italiani e vediamo che tra questi la maggioranza sta in Italia. Sul 27%. Gli scienziati precisano: ho sempre cercato di inserire tra le collaborazioni l'interazione anche con l'Italia. Questo per parecchi motivi, ma quello che è importante è il fatto che la scuola italiana, nonostante le sue difficoltà e i problemi, è stata sempre capace
di produrre delle persone di ottima qualità. Infatti, in un certo senso, è una tragedia che alla fine non possono trovare una collocazione in Italia. Un altro più caro ancora, non ci lavoro perché sono italiano, ci lavoro perché sono bravi. Gli scienziati descrivono il loro potenziale contributo. Il primo sarebbe il seguente: mandare i suoi scienziati fuori può trasformarsi in un ottimo investimento, perché il vantaggio è che questi sono i tuoi migliori ambasciatori, ti possono posizionare come gruppo scientifico, come paese, come università. Sarebbe bello però anche avere dei returning investment, ogni tanto recuperare queste persone con la loro esperienza, sia di metodologia che di conoscenza, che possono preparare la nuova generazione in una maniera ancora più temprata con esperienza del genere. L'altro punto è dare visibilità alle competenze e al talento italiano. Bisognerebbe sottolineare la forza dirompente della formazione università italiana, dimostrare come la cultura italiana, creatività, voglia di riuscire, sono un vantaggio e veramente sono una risorsa, farle emergere, invece di rappresentare l'italiano all'estero come un fiasco, rappresentarlo come un esempio. Qualcuno ovviamente potrebbe obiettare, ma perché mai rivolgersi ad un espatriato quando puoi metterti in contatto oggi con qualsiasi scienziato del mondo? Ecco la risposta di questo fisico. Diciamo, l'unica cosa che mi rende diverso da un altro scienziato all'estero, non italiano, è il fatto di essere italiano e di essere a conoscenza delle peculiarità del sistema italiano. Per cui in realtà l'unico valore aggiunto che ho è quello di conoscere bene due sistemi, di capire cosa ha funzionato in giro per il mondo, cosa può funzionare in Italia. Le persone come me, che passano 10 anni, anche molto di più a volte, in un sistema, possano sicuramente portare degli esempi. Quali sono adesso le proposte degli scienziati per migliorare l'attrattività del nostro sistema? Nella survey, la metà degli scienziati esprime un voto tra 8 e 10 per questi suggerimenti. 1. Incentivare l'ingresso di scienziati italiani all'estero nel sistema accademico italiano. 2. Creare un tavolo di scienziati italiani all'estero che faccia da consulente del governo e delle istituzioni di ricerca. 3. Realizzare un censimento degli scienziati italiani, una mappatura. Ma la politica ritenuta in assoluto la più efficiente dalla grande maggioranza degli scienziati è la seguente: incentivare l'ingresso di scienziati stranieri nel sistema accademico italiano, un vero giro di boa per attivare la circolazione dei cervelli, come detto prima. Meglio detto ancora da questa intervista, invece di preoccuparsi di scienziati italiani all'estero, ci si dovrebbe preoccupare come rendere aperto e desiderabile il sistema scientifico italiano a tutti gli scienziati, siano del paese che siano. Se non è così, a niente avrà servito aver recuperato qualche centinaio migliaio di scienziati italiani all'estero. Ricordo che attivare una diaspora non è scontato. Tutte le migrazioni non contemplano una coscienza diasporica, come ricorda Vertovec. L'appartenenza diasporica è una scelta. Costruirsi in comunità è una decisione consapevole. La diaspora sfugge sempre, qualsiasi essa sia, al controllo e negozia in genere l'estensione e la natura dei suoi legami con la società di origine. Ma nel nostro caso, hanno interlocutori istituzionali? Eppure li avrebbero gli Atenei, il MIUR, il MAE, il MEF con le imprese. Gli scienziati in realtà non chiedono molto, solo riconoscimento, rispetto e fiducia da parte del paese. In breve, essere coinvolti. Non si vivono come una diaspora, non sono organizzati come tali in una comunità collettiva, perché l'espatrio è recente, ma anche perché sono molto individualisti, come sappiamo, ma rappresentano potenzialmente una risorsa. E i legami ci sono, abbiamo visto, ma bisogna mobilitarli, dare senso al legame. Cosa rappresentiamo noi all'estero, dice questo matematico? Siamo una ricchezza unica perché siamo delle specie di antenne, di sensori che possono captare esattamente quello che succede al di fuori dell'Italia. Insomma, il primo passo, una cosa banale, è il censimento, la rete di contatti. Personalmente io sono estremamente motivato a fare qualunque cosa che possa restituire o ridare al mio paese una parte di tutto quello che mi ha dato. Però non ho mai trovato il modo. Cosa è cambiato oggi rispetto ai risultati di questa ricerca?
La spesa per ricerca e sviluppo è rimasta all'1,3% del PIL, lo sappiamo. L'arrivo della nuova ANR con un budget di 200 milioni nel 21 e di 300 nel 22 in poi per finanziare progetti strategici innovativi è più che positivo. Le fondazioni, Cariparo, Compagnia di San Paolo e anche altre, finanziano progetti di eccellenza come palestra per accedere ai fondi ERCI. Capacità di attrarre top scientists. L'Italia è terza per contributi all'UE, ma sesta per i finanziamenti ricevuti. Alcuni confronti utili. Nel 2017 l'Italia è al secondo posto dietro la Germania nell'ERCI Consolidator Grant, con 33 progetti, ma con solo 14 progetti spesi in Italia e 29 fuori. Nel 2019 è al quarto posto, con 23 progetti sempre vinti, ma di cui solo 7 spesi a casa e 16 ancora fuori. Nel 2020 è al secondo posto con 53 starting grant, di cui solo 20 spesi a casa. La Gran Bretagna, con solo 26 progetti vinti, se ne porta 62 a casa. Alcune iniziative virtuose ma discusse. Alcuni atenei decidono di attrarre scienziati italiani espatriati e o stranieri vincitori di ERCI, tramite chiamate dirette approvate dal MIUR. Questa strategia, oltre a portare fondi, promuove tre tipi di circolazione scientifica. Quella interna tra atenei, l'ingresso di scienziati italiani espatriati e di ricercatori stranieri. Per esempio a Padova, dal settimo programma quadro e dal Horizon 20, sono arrivati 4 e 5 vincitori italiani. A Bologna, su 14 ERCI, 10 vincitori si sono trasferiti, di cui 9 italiani. Se prendiamo Trieste, si osserva la stessa cosa, su 26 progetti si sono trasferiti 6 vincitori di ERCI. A Roma, alla Sapienza, dell'Horizon 20, su 28 progetti si sono trasferiti 6 vincitori di ERCI. Questi sono stati dati che mi sono stati forniti dagli organi di queste università. Con quale impatto, però? Una cosa è acquistare talenti e competenza, un'altra è farne un successo e misurarne i benefici. Intanto questa iniziativa ha senso se viene prolungata nel tempo. Sarà importante verificare come questi scienziati sono stati utilizzati dagli organi di ricerca, dai dipartimenti, come si sono inseriti, quali tipi di cambiamento hanno introdotto, quali sinergie sono emerse dalle loro collaborazioni, quale formazione alla ricerca dei nostri dottorandi, quanti con tutele con l'estero, qual è stato l'impatto sul numero di starting grant vinti in seguito, la mobilità dei giovani ricercatori, eccetera. Questo sarà una ricerca da fare tra un po' di anni. Ma non si tratta solo di denaro, come descrive questo racconto. All'Università X hanno chiamato un professore aggiunto per un paio d'anni e quindi c'è stata una generazione di professori giovani di questa università italiana che è stata alla MIT tramite questo contatto. Questo ha generato un bel po' di effetti a valanga in cui questi gruppetti avevano dei ponti verso Boston e poi la cosa si è espansa. Ecco, allora diciamo che basta pochissimo per creare delle situazioni positive. In sostanza non è tanto un problema solo di denaro, ma si tratta di fare cose strategiche, mirate e semplici. Però dobbiamo mettere in conto anche le resistenze del nostro sistema. Si parla sempre di multidisciplinarità, ma il vero killer della ricerca universitaria è anche legato alla rigidità dei nostri settori scientifici disciplinari, che delimitano i campi del sapere, nonché la gestione e la riproduzione del potere accademico. L'incasellamento nei silos dei settori disciplinari, come li chiama il rettore della Università Tecnica di Monaco di Baviera, rischia di essere un ostacolo all'innovazione. Si parla anche di internazionalizzazione, ma finché chiamare uno scienziato dall'estero o anche da un altro ateneo nazionale costa in punti budget di più che promuovere chi sta all'interno del sistema, non si potrà attuare una vera circolazione scientifica competitiva e feconda. I dipartimenti fanno resistenza a questa brain circulation? Esistono forme di chiusura per mantenere alcuni equilibri interni già esistenti e uno status quo guadagnato con fatica, mentre il resto d'Europa è felice di avere sangue nuovo formato a spese nostre, però. Hanno ragione i nostri scienziati all'estero di dire che l'Italia non li vuole? Io arrivo alle conclusioni.
Le cose stanno cambiando. Abbiamo visto queste nuove iniziative. C'è una presa di coscienza dell'urgenza di agire. Ma cosa si fa a livello istituzionale per coinvolgere i nostri scienziati espatriati? Se neanche si riesce a far partire un vero censimento dalla loro presenza all'estero. Ogni Ateneo dovrebbe disporre e aggiornare sempre una banca dati di questi network e contatti, che sono mediatori eccellenti per attrarre i migliori scienziati ed implementare la famosa circolazione dei talenti. Altrimenti, ecco il rischio che corriamo. Questo matematico fa questa osservazione. I ragazzi, diciamo più giovani di me, non pensano più che se si formano in Italia in questa disciplina rimangono in Italia a lavorare. Loro mettono in conto che se vogliono andare avanti l'Italia non offrirà niente. Per cui se trovano qualcosa, molto probabilmente, la troveranno fuori. Quindi la fuga è a priori molto in anticipo e ben programmata. Quindi la mia domanda è, in conclusione, siamo ancora in tempo per agire? Le potenzialità, abbiamo visto, ci sono, ma sappiamo coglierle? Recentemente, una settimana fa, questa è una buona notizia, quindi vorrei concludere su questa nota positiva, mi ha contattato e sta organizzando per dicembre, assieme al MIUR, all'ambasciata, un incontro con tutti, diciamo, gli scienziati espatriati in Francia per far partire una collaborazione tra i due paesi, lanciare, diciamo, un piano che consenta appunto di cogliere questa opportunità di cui abbiamo parlato. Vi ringrazio tutti, grazie.